Bentrovati, torniamo anche questa settimana con Spazio Salute. Siamo nel mese di ottobre, il mese della prevenzione. Casa Sollievo della Sofferenza ha aderito alla campagna Nastro Rosa per prevenire il tumore al seno e sostenere l'AIRC, la Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Il tumore al seno colpisce una donna su 8 nell'arco della vita. È il tumore più frequente nel sesso femminile, ma è anche quello più curabile. Per questo è importante intervenire in tempo. È importante avere una diagnosi precoce e lo chiediamo e ne parliamo con la dottoressa Maria Morritti, oncologa di Casa Sollievo della Sofferenza. Benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito e grazie dell'opportunità. Abbiamo aperto con l'importanza della prevenzione. Quanto è importante appunto intervenire in tempo? Allora, la prevenzione è fondamentale, la prevenzione possiamo dire che può salvare la vita di una donna, la prevenzione del cancro al seno. E proprio di qualche giorno fa la presentazione all'Istituto Superiore di Sanità dei dati aggiornati sull'ultimo censimento delle neoplasie in Italia. E quello che viene fuori proprio da questo incontro è che il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nel 2020, oltre 54.000 casi, quasi il 14-15% di tutte le nuove diagnosi, e una neoplasia in crescita per tutte le fasce di età e soprattutto al di sotto dei 50 anni. Però c'è anche una notizia positiva, perché il carcinoma della mammella è un carcinoma con una buona prognosi e il carcinoma della mammella è una neoplasia in cui la mortalità diminuisce. Quindi è vero che ci si ammala di più, aumenta l'incidenza, ma è anche vero che si vive di più. Ma si vive non solo perché si riduce il tasso di mortalità, quindi c'è una riduzione della mortalità, ma c'è anche una riduzione, c'è un aumento, cioè delle pazienti che sopravvivono dopo la diagnosi di cancro, ma senza malattia, quindi pazienti guarite. Se andiamo a vedere proprio gli ultimi dati, il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequente, poi c'è quello del colon retto e poi quello del polmone, ma se andiamo a analizzare la mortalità, si muore più per cancro del polmone, poi per cancro del colon retto, meno per carcinoma della mammella. Quindi è importante, la prevenzione è... Sì, finisca pure. No, dicevo che la prevenzione è fondamentale, perché capire se ci troviamo di fronte a una neoplasia piccola è di fondamentale importanza, perché una neoplasia piccola, vedremo poi dopo cosa significa stadio 1, ma una neoplasia identificata nello stadio 1 ha una sopravvivenza di oltre il 90% a 5 anni. Una neoplasia scoperta invece in uno stadio 4, quando abbiamo anche l'insorgenza di metastasi, ha una sopravvivenza del 34%. Quindi capiamo bene qual è la differenza nell'identificare in modo precoce questa neoplasia. Possiamo dire che una diagnosi precoce può davvero salvarci la vita. È importante ribadirlo, però è anche importante spiegare che esistono diversi tipi di tumore al seno, anche con diversi livelli di gravità. Certo, il carcinoma della mammella è una malattia altamente eterogenea. Dire carcinoma della mammella non vuol dire nulla, se vogliamo essere così un po' generici. Perché? Perché nell'ambito del carcinoma della mammella intanto dobbiamo identificare l'istotipo. Ci sono vari istotipi, quello più frequente è il carcinoma duttale, ma ci sono anche degli istotipi come il carcinoma tubulare, midollare, che hanno una prognosi meno frequenti ma hanno una prognosi migliore. E anche nel carcinoma duttale, così come anche il lobulare, noi possiamo avere una neoplasia in situ, quindi in una fase più precoce, e qui ecco che entra in gioco la prevenzione, perché sì, abbiamo un aumento di diagnosi, ma molto spesso identifichiamo il tumore in questa fase iniziale, più precoce, quindi ecco che la prevenzione ci salva la vita. Poi oltre alla varietà di istotipi, la malattia si può presentare dal punto di vista
anatomico in varie modalità. In passato la si classificava soltanto in base al TNM, cioè era una classificazione soltanto anatomica. TNM sta per T, le dimensioni della neoplasia, N, la presenza o meno di linfonodi nell'ascella, ed M, metastasi a distanza. Questo è importante per definire la prognosi della paziente che abbiamo di fronte, ma un altro elemento che va a dirci quanto sia eterogenea questa malattia è la possibilità di classificare le pazienti affette da carcinoma della mammella in base a dei sottotipi molecolari, e mi spiego meglio. In modo molto semplice, oltre alle dimensioni, alle caratteristiche dei linfonodi, dobbiamo vedere se sulla cellula neoplastica ci sono almeno tre cose. Una è rappresentata dalla presenza dei recettori per gli ormoni femminili, estrogeni e progesterone. Due, una proteina che si chiama HER2, una proteina di membrana che conferisce più aggressività alla malattia, però questa è una proteina che invece è anche predittiva di risposte a dei nuovi farmaci target che hanno cambiato la prognosi poi per questo tipo di neoplasia. E un altro gruppo di neoplasie è quella invece che non esprime né i recettori per gli estrogeni né i recettori per HER2, e quindi ecco che abbiamo neoplasie ormonosensibili, che sono circa il 70% delle neoplasie, neoplasie che esprimono HER2 e neoplasie che non esprimono né i recettori né HER2. Nell'ambito di questi sottogruppi c'è ancora un'ulteriore eterogeneità, ma mi fermo qui perché già la situazione è complessa. Quindi quando ci troviamo di fronte a una paziente, spesso abbiamo delle pazienti che hanno delle caratteristiche anatomiche simili, ma poi vediamo che il decorso è diverso proprio perché c'è questa eterogeneità. Quindi è importante ovviamente fare una giusta distinzione, perché poi giustamente, come lei ci spiegava, è diversa poi anche la terapia. Ma facciamo un passo indietro, andiamo ancora sui sintomi e quindi anche sull'importanza appunto di intervenire in tempo, perché noi donne possiamo essere in grado di riconoscere sul nostro corpo proprio alcuni sintomi con una metodica che possiamo fare tutte a casa in maniera semplice, seguendo delle piccole regole, che è quella dell'autopalpazione. Certo, parlando appunto di diagnosi precoce, non possiamo non parlare di autopalpazione. È vero che l'autopalpazione non fa diagnosi, ma è una manovra fondamentale, perché ogni donna impara con l'autopalpazione a conoscere l'anatomia del proprio corpo. Quindi già all'età di 20 anni ogni ragazza dovrebbe iniziare l'autopalpazione e ripetere questa metodica mensilmente. Chiaramente nelle donne fertili va ripetuta subito dopo il ciclo mestruale fino al 14° giorno, invece se ci troviamo di fronte a una donna in menopausa o in gravidanza si può effettuare durante tutti i giorni del ciclo. L'autopalpazione è importante perché la donna capisce qual è la morfologia del suo seno, quindi le dimensioni, la forma, il colore della cute, del capezzolo, in modo da percepire ogni minimo cambiamento che ci può essere a livello per esempio della cute, quando può comparire a buccia d'arancia, è un segno che deve spingere la donna ad andare dal proprio medico, quando c'è una retrazione del capezzolo, quando c'è una tumefazione che si evidenzia muovendo le braccia oppure premendo sul capezzolo esce una secrezione. Quindi se la donna periodicamente effettua questa manovra è in grado di percepire sull'esordio qualsiasi modificazione. E questo è importante farlo, perché appunto delle piccole variazioni, come lei appunto ci sta spiegando, possono metterci in guardia e farci ricorrere ad una diagnosi precoce. A spiegarci adesso, andiamo sulla cura e sulle terapie, a spiegarci adesso come funziona, in che cosa consiste l'intervento chirurgico appunto per eliminare il tumore al seno, è il dottor Luigi Ciuffreda, primario di chirurgia senologica in casa sollievo della sofferenza. Ascoltiamolo.
Il trattamento chirurgico ad oggi, anche e soprattutto in ragione della diagnosi sempre più precoce, rappresenta il gold standard nella strategia terapeutica del carcinoma mammario. Raramente ci si trova di fronte a delle forme particolarmente avanzate che invece richiedono dei cicli di terapia preliminari per ridurne l'estensione e permetterne l'operabilità. Oggi direi che c'è stata una modifica radicale delle tecniche passate che prevedevano degli interventi altamente demolitivi e sicuramente con degli esiti estetici fortemente penalizzanti. Grazie alla perfetta integrazione delle tecniche di chirurgia oncologica e di quelle di chirurgia plastica, oggi riusciamo sicuramente ad assicurare delle prestazioni chirurgiche oncologicamente corrette e abbinate a degli esiti estetici ottimali. Nella giornata prevista, la paziente viene preparata alla chirurgia nella propria stanza, arriva nel blocco operatorio dove viene sottoposta ad anestesia che può essere locale per l'asportazione delle piccole lesioni o generale negli interventi oncologici maggiori. La durata dell'intervento è variabile appunto da una mezz'ora circa per quelli in anestesia locale fino ad arrivare anche a 5 o 6 ore per gli interventi di mastectomia che prevedono delle ricostruzioni molto complesse. Il preparato chirurgico viene inviato secondo i modi e le tempistiche previste in anatomia patologica. La cosa importante da sapere è che il patologo ci fornisce poi tutte le informazioni necessarie per poter predisporre un programma terapeutico adeguato. Il linfonodo sentinella tecnicamente è il primo linfonodo che le cellule tumorali incontrano nel percorso dal tumore alla rete linfatica ascellare. Viene identificato il giorno prima dell'intervento con l'iniezione di un tracciante particolare, viene isolato con una sonda specifica durante l'intervento ed è molto importante perché soltanto in presenza di cellule neoplastiche è prevista l'asportazione dei linfonodi ascellari. Differentemente, invece, i linfonodi ascellari vengono preservati. E questo è l'intervento chirurgico. Abbiamo ascoltato l'intervista realizzata al dottor Luigi Ciuffreda, primario di chirurgia senologica di Casa Sollievo della Sofferenza. Stiamo parlando di tumore al seno. Ritorniamo ancora qui dopo questa brevissima interruzione. E ritorniamo nei nostri studi con Spazio Salute, stiamo parlando di tumore al seno, abbiamo in collegamento da Casa Sollievo della Sofferenza la dottoressa Maria Morritti, oncologa. Abbiamo prima della pausa pubblicitaria, dottoressa, ci siamo lasciati con l'intervento chirurgico, il servizio appunto in cui abbiamo ascoltato la spiegazione del dottor Ciuffreda. L'intervento chirurgico ovviamente è un momento cruciale della terapia. Però poi ci sono ovviamente tutta un'altra serie di terapie che accompagnano, no? La cura, insomma, di questa malattia. Parliamo un attimo anche di chi è più predisposto, se ci sono dei soggetti a rischio rispetto a questo tipo di tumore, perché abbiamo sentito tanto parlare anche di mastectomie preventive, ovvero appunto nei soggetti in cui più alta è la probabilità che possano sviluppare questo tipo di tumore, si ricorre ad una mastectomia preventiva. È così? Certo, allora nella maggior parte dei casi il tumore della mammella ha un'eziologia sporadica, si dice. In un 5-7% dei casi ha una caratteristica eredofamiliare. Che cosa intendiamo per questo? Familiarità vuol dire quando ci sono più casi in una stessa famiglia di carcinoma della mammella. Ereditarietà vuol dire che ci sono proprio delle mutazioni che vengono trasmesse e questo può succedere nel 5-7% dei casi di carcinoma della mammella. Nell'ambito di queste neoplasie dette a trasmissione ereditaria, circa un quarto
quarto delle mioplasie è legata alla mutazione del gene BRCA1 e del gene BRCA2. Chi ha questa mutazione non vuol dire necessariamente che si ammalerà di cancro, ma ha una predisposizione maggiore all'insorgenza della neoplasia, che è circa del 65% per la mutazione del BRCA1 e intorno al 40% per la mutazione del BRCA2. La donna che presenta questa mutazione ha un maggior rischio di incidenza sia di carcinoma della mammella, ma anche di carcinoma dell'ovaio. Quindi la prevenzione deve essere effettuata su due fronti, mammella ed ovaio. Si è visto, e questi sono i dati di evidenza della letteratura, che l'arma che attualmente abbiamo per prevenire il più possibile l'insorgenza di una neoplasia mammaria è la mastectomia eseguita a scopo di profilassi. Questo sia per le donne che hanno la mutazione e sono sane, quindi mastectomia bilaterale. Invece per le pazienti che si sono già ammalate e hanno una mutazione, la mastectomia deve essere controlaterale ed effettuata appunto come profilassi. È solo l'intervento chirurgico con la mastectomia che riduce il rischio di insorgenza di carcinoma della mammella fino al 98%. Non abbiamo altre armi, quindi questo è l'approccio più sicuro. Anche l'intervento sulle ovaia insieme alle tube può ridurre del 50% l'insorgenza di carcinoma della mammella. Quindi queste donne che hanno la mutazione devono essere seguite in modo molto più attento e più ravvicinato se non decidono di essere sottoposte all'intervento chirurgico. Mi spiego meglio: mentre per una donna che non ha la mutazione la mammografia, a seconda della fascia d'età, viene fatta magari ogni 18 mesi, 24 mesi, nella donna con la mutazione il controllo mammografico deve essere fatto una volta l'anno, ma deve essere fatto anche un controllo con la risonanza, proprio per poter definire la struttura della mammella e capire se c'è l'insorgenza precoce di qualche neoplasia. È chiaro che consigliare alla donna una mastectomia bilaterale necessita anche di un supporto psicologico, perché non è una scelta facile, però l'approccio chirurgico sicuramente è quello che ci protegge di più. Ecco, accanto all'intervento chirurgico, lo ricordavamo anche prima, la terapia ovviamente continua, le terapie poi insomma in supporto sono quelle che tutti conosciamo, come ovviamente la chemio o la radio, però so che ci sono anche delle nuove terapie che in questo campo sono stati fatti dei grandi passi in avanti. Certo, quando parliamo di terapie dopo un intervento chirurgico parliamo essenzialmente dal punto di vista medico, perché dopo l'intervento chirurgico va considerata anche la radioterapia se la paziente è stata sottoposta a una quadrantectomia. Ma dal punto di vista medico le armi che abbiamo a disposizione non sono solo la chemioterapia, abbiamo anche e soprattutto l'ormonoterapia, perché ricordo che nel 70% dei casi le neoplasie sono ormonosensibili, quindi non c'è bisogno sempre della chemioterapia. Bisogna sfatare questo mito, falso mito, perché nelle pazienti che esprimono i recettori ormonali e non hanno altri criteri di gravità, l'ormonoterapia rimane il trattamento più appropriato, quindi la chemioterapia in queste donne darebbe soltanto tossicità, e quindi questo è un dato importante. Quando invece abbiamo una malattia R2 positiva o abbiamo un indice di proliferazione alto o una malattia triplo negativa, dobbiamo per forza fare la chemioterapia. Però, così come dicevo prima, se c'è la positività all'R2 abbiamo dei farmaci target che possiamo utilizzare, che abbassano di oltre il 50% la probabilità che la malattia possa tornare. Quindi non solo chemioterapia, ma anche ormonoterapia, terapia target, anche
immunoterapia nelle fasi più avanzate di malattia. E quello che volevo dire anche che abbiamo a disposizione anche nuovi farmaci per il supporto che andiamo per le terapie di supporto mentre facciamo la chemioterapia, quindi nuovi antiemetici, perché spesso si pensa alla chemioterapia associata al vomito, quindi abbiamo nuovi farmaci di supporto. Abbiamo anche dei presidi diversi, per esempio abbiamo apparecchiature, purtroppo non in dotazione di tutti i centri, apparecchiature che riducono, se non annullano, anche la possibilità dell'alopecia, cioè della caduta dei capelli durante la chemioterapia. Quindi ecco vantaggi e novità anche nelle terapie di supporto. E questo fa bene a sottolinearlo, a ricordarlo, perché ovviamente, insomma, sapere anche che la medicina sempre più si evolve e rende poi anche le terapie meno aggressive, meno pesanti, e sicuramente di conforto per tutti noi. Noi abbiamo terminato il nostro tempo, dottoressa Morritti. Io la ringrazio per essere stata in nostra compagnia. Grazie, grazie. Grazie mille. In questa puntata importante, appunto, ricordiamo che siamo nel mese della prevenzione, lo abbiamo ribadito in apertura di puntata, è importante intervenire in tempo, arrivare ad una diagnosi precoce. Adesso abbiamo un'importante testimonianza proprio a sottolineare questo e ci colleghiamo con Elena. Bentrovata Elena. Grazie, buon pomeriggio a voi. Grazie a te per essere con noi questo pomeriggio, perché ci porti un'importante testimonianza che sarà sicuramente importante per le tante donne che ci seguono da casa. Tu hai dovuto affrontare questa malattia e ovviamente, come tutte le donne, immaginiamo che il giorno in cui hai avuto questa notizia avrai provato dei sentimenti sicuramente di paura e di angoscia. Allora, diciamo che nel momento in cui ti dicono che hai un cancro, si ha una specie di blackout. Ingoi questa pillola e cominci a pensare, credo, soprattutto la notte, che hai, diciamo, un maledetto nemico contro il quale devi portare tutte le tue forze. E quindi capisci che anche in quanto donna devi portare avanti questo tipo di battaglia e devi sperare di farcela. In tutto questo voglio dire che è veramente fondamentale andare a controllarci, perché io stessa posso dire che non Non sono avevi andata. avuto sintomi, tu non avevi avuto sintomi, hai fatto una normale mammografia di controllo e da lì hai scoperto poi la diagnosi. Sì, senza sintomi. Diciamo anche spinta da amici o parenti a fare il controllo che si dovrebbe fare abitualmente. Per cui questa mia testimonianza, se dovesse servire a poter convincere anche una sola donna che è in pericolo e che può contrastare il cancro semplicemente facendo la mammografia, ecco, sono felice di E questo. noi per questo ti ringraziamo davvero tanto, Elena, per questa tua appunto testimonianza. Tra l'altro so che tu hai anche messo su un'associazione che si occupa proprio di stare vicino alle persone colpite dal cancro. Sì, abbiamo un'associazione a San Severo che si chiama Esserci e questo nome già racchiude il significato della nostra associazione. Vuol dire che noi vogliamo essere vicini nel nostro piccolo, con le nostre piccole azioni quotidiane, vicini a chi soffre, a chi è nella malattia, a chi è malato di cancro e dare un piccolo aiuto pratico nella vita di tutti i giorni e anche un supporto morale, perché so bene che la malattia affrontata insieme ad altri
ha tutto un altro risvolto, un altro sapore, ecco, diciamola. Queste sono due cose molto fondamentali che ci stai raccontando con la tua testimonianza, appunto l'importanza della prevenzione e soprattutto l'importanza anche di fare rete intorno alle persone, alle donne che si ammalano di tumore al seno, perché giustamente, come tu sottolinei, è importante avere una rete di, come dire, di sostegno, no? Psicologico per affrontare questa malattia. Grazie davvero Elena per essere stata con noi questo pomeriggio. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Noi ringraziamo ancora Elena per averci portato la sua preziosa testimonianza di donna forte che ha affrontato questa malattia e che comunque ha sottolineato l'importanza appunto della prevenzione e anche l'importanza di avere una rete di sostegno. Spazio Salute termina qui e noi ci ritroviamo come sempre la prossima settimana. Grazie a tutti per averci seguito.